Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di acque profumate e in particolare di un'azienda che è la Nani, un'azienda italiana. Ne ho acquistate ben 6 e qui sono le mie acque profumate e sono davvero entusiasta di parlarvene oggi. Le ho prese presso la saponeria e le ho pagate 2,75 euro l'una, però a seconda degli sconti che ci sono e di dove le comprate so che a volte si trovano addirittura anche a prezzi inferiori ai 2,75 euro oppure leggermente superiori. Comunque la fascia di prezzo nei negozi credo non superi i 3 euro. Ne ho prese alcune fruttate, altre più floreali e comincio subito col parlarvene. Magari inizio da quelle fruttate, vi parlo subito di quest'acqua che è more e muschio. È il tipico profumo di mora, è una fragranza direi un po' infantile, a me ricorda i dolci, le caramelle di quando ero piccola, purtroppo i dolci schifezza perché erano quei dolci pieni di coloranti, però questa è proprio la tipica fragranza di mora. Io per la verità il muschio lo sento poco come nota olfattiva e secondo me è anche un'acqua profumata carina proprio per le ragazzine, però qualche volta piace anche a me profumarmi con questa fragranza alla mora. Vi dico subito tra l'altro che queste acque profumate sono prive di parabeni, non hanno PEG e contengono anche aloe, succo d'aloe bio, quindi sono un buon prodotto. Il packaging tra l'altro assomiglia tantissimo a quello delle Comin o Comin che si trovano dai cinesi, però quelle io le ho guardate, hanno anche delle buone profumazioni, però contengono parecchi ingredienti brutti nell'inci, parecchi PEG. Queste addirittura come conservante hanno il potassio sorbato e il sodio benzoato, che sono proprio conservanti che si utilizzano anche per i prodotti eco bio, ve lo posso dire con certezza perché quando spignattavo ho fatto delle creme e dei prodotti utilizzando proprio il potassio sorbato e il sodio benzoato. Avevo anche dedicato tra l'altro un video a questo tipo di conservanti quando spignattavo. Allora, questa quindi buonissima, persistenza ottima, dura praticamente quanto un profumo, pur essendo un'acqua di profumo, dura per ore sulla pelle e anche sui vestiti proprio rimane abbastanza impregnata. Io sono contenta perché su di me 3 ore buone se le fa, quindi se si fa tre ore sulla mia pelle probabilmente ne farà anche 5 sugli altri o 4, però direi che per un'acqua profumata siamo al top della durata. Invece un'altra che non dura per niente sulla mia pelle e che non mi piace neanche come fragranza è la Mango Hibiscus, che è questa non mi piace né la fragranza né sinceramente la durata, svanisce prestissimo e niente, non mi ha entusiasmato, però la pecca soprattutto di questa secondo me sta nella durata, quindi questa sicuramente non la ricomprerò. È molto consumata, sono arrivata quasi a metà, però è proprio perché ne ho spruzzata in quantità industriale per riuscire a sentirmi la fragranza sulla pelle. Vi parlo adesso di un'altra, che è questa, la Coco Ribes, anche questa un'altra appunto acqua fruttata, si sente soprattutto le note di frutti rossi di Ribes, ma sotto più che il cocco io ci sento una nota vanigliata, quindi più che di cocco, cioè non me la sentirei di dirvi che è un'acqua che sa di cocco, perché per me il cocco è quello di Vrochet oppure la Cocco Vaniglia per esempio della Ashley, lì si sente tanto il cocco, ma se vi aspettate un'acqua al cocco, questa secondo me non è prettamente un'acqua che sa di cocco. Come durata è moderata, dura sicuramente meno di altre di questa linea, come per esempio questa qui di Mora Muschio, che dura molto molto di più,
Però dai, è carina, mi piace, ha una buona profumazione, un mix, io l'avverto come un mix di vaniglia e frutti rossi. Poi ho preso anche la Iris Vetiver, e questa sa di iris, io sento anche il vetiver come nota verde, nota fresca, però purtroppo anche questa non ha molta durata sulla mia pelle e soprattutto, ve la faccio vedere anche magari più da vicino, non mi piace la tipologia di profumo all'iris che questa acqua ha, perché non è quel tipo di iris talcato come per esempio iris di Erbolario o di Dermomed per esempio, che è anche un po' un dupe dell'iris di Erbolario. Non è un profumo che mi ha stregato, anche questa consumata parecchio, sono arrivata quasi a metà, ma anche questa quando io a volte ne spruzzo tantissimo, anche proprio perché vorrei aumentare la persistenza, ma non mi è piaciuta proprio questa. E adesso siamo arrivati alle ultime due, che sono le mie preferite, e sono Vento del Sud. Vento del Sud è una vaniglia molto molto intensa, di questa ne ho consumata di meno, ma ne ho consumata di meno proprio perché dura tantissimo sulla pelle, mi ricorda tantissimo la vaniglia di Alyssa Ashley, ma l'eau de parfum, non l'eau de toilette o la colonia, perché l'Alyssa Ashley fa sia la colonia che l'eau de toilette che il parfum, che l'eau de parfum. Questa ha una durata da Eau de Parfum ed è un'acqua di profumo, quindi ve la straconsiglio, è meravigliosa e la utilizzerò tra l'altro soprattutto di più quando arriva l'autunno, quando ci sono serate un po' più fresche. Buona, 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 da ricomprare, questa veramente è eccezionale, consigliatissima. E infine vi parlo di quella che forse ho usato più volentieri in questo periodo, ed è questa qui, Orchidee d'Oriente, persistentissima anche questa. Per darvi un'idea, la sua profumazione mi ricorda un pochettino l'Obsession di Calvin Klein, è deliziosa. Deliziosa, con questa profumazione un po' talcata, un po' coccola, durata incredibile, dura tantissimo, dura sulla pelle al pari di un profumo, però non ha la proiezione chiaramente e l'intensità al top come Obsession, ma per questa stagione per me è un'alternativa eccellente all'Obsession di Calvin Klein, perché è quella tipologia di profumazioni, non è così intensa, perché Obsession io lo uso soprattutto in inverno, da tanto è forte, da tanto ha una proiezione incredibile, una scia pazzesca. Questa non è da meno, perché comunque ha una buonissima scia, una buonissima persistenza, ma una bella alternativa, direi, estiva. E niente, so che ce ne sono anche altre, hanno fatto parecchie profumazioni, tra cui la vaniglia frutti, poi c'è pepe rosa e qualcos'altro anche, che dovrebbe essere una profumazione un po' primaverile, un po' fresca, quelle non le ho provate. Fatemi sapere magari voi se già le avete annusate e cosa ne pensate. Direi che complessivamente sono promossissime, soprattutto per l'inci. Le mie preferite sono queste qui tre, la Mora, il Vento del Sud e Orchidee d'Oriente, e invece non ricomprerò queste qua tre, Mango, Lavanda Iris, e no, sono due poi le bocciate, neanche tre, perché anche questa, la Cocco Ribes, è davvero carina, anche se comunque le mie tre preferite rimangono queste.
Spero di avervi fatto un video utile su queste acque di profumo low cost che l'estate non sono mai abbastanza perché rinfrescano, sono proprio pratiche anche da portare in borsetta, occupano poco spazio e anche per ottenere un effetto magari rinfrescante più deciso potete anche volendo conservarle in frigorifero e poi buttarle giù in borsa quando uscite di casa per avere questo effetto molto bello. Tra l'altro l'estate quando ci sono temperature alte e batte il sole magari anche sulla pelle è proprio meglio andare su prodotti come le acque di profumo durante la giornata e utilizzare il profumo la sera onde evitare dermatiti, irritazioni varie della pelle o addirittura che la pelle si possa macchiare, soprattutto nei profumi anche magari che contengono un'alta dose di oli essenziali. Attente anche con gli oli essenziali perché quelli proprio con il sole possono arrivare a macchiare la pelle. E niente, vi saluto, spero di avervi fatto compagnia, ci vediamo nel prossimo video profumoso, a presto, ciao ciao e buona domenica!